Salve a tutti amici di Tech Different, finalmente è arrivato un big sul nostro banco di prova. Di cosa si tratta? Beh, forse l'avete già capito, Galaxy Note 4. Un prodotto davvero interessante, un prodotto che davvero giustifica il fatto di avere un display così grande. Lo sapete quello che penso? Penso che la serie Note sia l'unica che ha inserito alcune features in grado di giustificare appunto l'utilizzo di un 5.7 pollici di display. Purtroppo vediamo ancora la classica griglia A4 che quindi non va ad occupare buona parte del display, cosa invece che viene meglio ottimizzata nel drawer. Ma prima di andare a scoprire l'hardware, il design e soprattutto il software di questo nuovo prodotto, andiamo a vedere la nostra sigla. Subito dopo ci ritroviamo con le nostre conclusioni e con il nostro giudizio su questo prodotto. Galaxy Note 4. Provenendo dal Galaxy Note 3, devo dire che le differenze si notano in parte soprattutto qualora si sia già aggiornato Note 3 alla versione leaked di Android Lollipop. Questo perché? Perché Samsung, avendo avuto il software Lollipop prima della resa pubblica, è riuscita a mettere delle parti di software già all'interno di questa versione personalizzata per Note 4. Ad esempio, i toggle rapidi sono già in stile Lollipop, il multitasking è già in stile Lollipop e tante altre piccolezze sono già in stile, comunque richiamano Lollipop. Parlando di hardware, qui abbiamo quello che di meglio può offrire il mercato. Perché? Display da 5.7 pollici di diagonale, davvero ben ottimizzato, cornici ridotte il più possibile, risoluzione Quad HD, quindi una risoluzione davvero davvero elevatissima. Trattasi di un display Super AMOLED, quindi colori davvero molto brillanti e a volte anche un po' sfalsati. Purtroppo, devo dirlo, a me sì, piacciono i colori carichi, i colori accesi, brillanti, però a volte Samsung eccede con il caricare i colori. Per quanto riguarda invece il resto, abbiamo una connettività completa che va dal supporto al 4G, LTE, quindi il Wi-Fi Dual Band, ABGN e AC, è supportato l'NFC, c'è il Wi-Fi Direct, MHL, abbiamo una porta USB di tipo 2.0, in questo caso siamo tornati leggermente indietro rispetto allo scorso anno in cui la porta era di tipo 3.0, unico smartphone ad ora in commercio ad averla adottata. Processore quad-core da 2.7 GHz, è lo Snapdragon 805, 3 GB di memoria RAM integrata, 32 di memoria interna espandibile fino a 128 GB con microSD. MicroSD che è facilmente accedibile rimuovendo la scocca posteriore. Scocca posteriore davvero molto sottile, molto molto flessibile. Anche quest'anno Samsung ha deciso di adottare questo stile in finta pelle, con quindi una texture morbida, nonostante si tratti banalmente di policarbonato. MicroSD e batteria da 3220 mAh, che ci riserva davvero delle sorprese. Ma andiamo a richiudere la nostra scocca. Già che siamo sulla parte posteriore, vediamo che è stata posizionata qua dietro lo speaker di sistema, classico pennino che è stato migliorato rispetto allo scorso anno, flash LED e sensore del battito cardiaco,
che poi vedremo meglio, e fotocamera davvero ottimizzata rispetto al passato da 16 megapixel. Peso di 176 grammi, quindi un peso proprio non piuma. Abbiamo 153,5 mm di altezza, 78,6 di larghezza e 8,5 mm di spessore. Ma perché abbiamo un peso non proprio così leggero? Beh, perché Samsung ha deciso di adottare attorno a questo prodotto una cornice di tipo metallico, e quindi questo ha sì impreziosito il design del prodotto, però ha anche aumentato i pesi. Vedete, nonostante la cornice sia stata verniciata, è tutta in alluminio. Il pennino, dicevamo prima, è in classico stile Samsung ed è molto simile a quello di Note 3, però è stata notevolmente migliorata la precisione, i livelli di pressione e anche un po' le dimensioni, che rendono quindi più facile l'utilizzo di questo pennino. Inoltre troviamo nascosto nel tasto home un lettore di impronte digitali. Funziona abbastanza bene, non è sempre reattivo, e soprattutto un neo di questo prodotto è che non basta appoggiare il dito sul nostro sensore di impronte, ma bisogna fare uno swipe. Quindi non proprio facilissimo ed immediato da utilizzare. Direi che per quanto riguarda l'hardware siamo a posto. Anteriormente abbiamo una cam per i selfie, sensore di luminosità prossimità, giroscopio, accelerometro, quant'altro, tutto integrato in questo prodotto. Inferiormente porta micro USB, pennino, sul lato destro tasto di accensione, blocco del device, comodo da raggiungere. Superiormente abbiamo la porta infrarossi per l'utilizzo come telecomando, jack standard 3,5 mm, sul lato destro bilanciere del volume. Posteriormente l'abbiamo già visto. Ma andiamo un po' a vedere il software e le chicche che Samsung ha integrato. Beh, trattasi sempre comunque di una versione software Android. Abbiamo la classica KitKat, andiamo a vedere, versione 4.4.4, l'ultima versione KitKat disponibile. A breve dovrebbe arrivare Lollipop, anche se sembra che ci sia stato qualche ritardo rispetto alla tabella di marcia. Non si sa ancora bene perché. Ma avete visto sicuramente, se siete appassionati di Samsung, che è stato rivisto in minima parte il layout, sono state riviste le icone, sono state un po' ammodernate, un po' rese più flat. Classici widget, classiche possibilità di personalizzazione delle home. L'ultima home è destinata a Briefing, l'applicazione infatti in collaborazione con Flipboard, non mi veniva il nome, e che raccoglie le nostre news preferite e dell'ultimo momento. Quindi possiamo sempre rimanere aggiornati su quello che ci interessa, non so, notizie, ad esempio tecnologie e sport, noi abbiamo messo, e possiamo sempre essere aggiornati avendo la nostra area di news sempre disponibile. I tasti sono stati cambiati, abbiamo il tasto indietro, abbiamo il tasto multitasking qui sulla sinistra, non abbiamo più il tasto impostazioni. Con un doppio tap sul tasto menu accediamo direttamente ad S-Voice, che in questo caso viene visualizzato in piccolo, ma poi può essere anche allargato nella classica versione. Andiamo a vedere il tastierino numerico, che è in colori chiari, un po' in stile Lollipop. Applicazione messaggi con classica tastiera, supporto swipe, funziona decisamente bene, facile da inserire i contatti, che vanno ad essere ricercati praticamente su tutti i nostri indirizzi email, oltre che sul telefono, sulla SIM.
E quindi le funzioni base sono tutte ben ottimizzate e ben funzionanti. Per quanto riguarda il Wi-Fi, abbiamo una buona ricezione e devo dire che rispetto al passato anche la ricezione del segnale di rete è leggermente superiore. Non fa miracoli, devo dire, però rispetto al passato è migliorato anche da questo punto di vista questo telefono. Per quanto riguarda la fotocamera, abbiamo detto davvero buona, un'ottima capacità di messa a fuoco, davvero rapidissima, e anche lo scatto è molto rapido. Se avete familiarità con i prodotti Samsung, vedete subito un layout classico, sì, ma ottimizzato, perché è molto più pulito, abbiamo la possibilità di accedere direttamente all'HDR, accenderlo e spegnerlo in un attimo, abbiamo la possibilità di accedere ad alcune funzioni particolari per quanto riguarda lo scatto fotografico, come ad esempio la messa a fuoco attiva su vari piani, la foto panoramica, la foto con una doppia fotocamera in pratica, e poi possiamo anche gestire altri moduli che sono installati oppure scaricarne di nuovi. Tra le varie impostazioni abbiamo le impostazioni rapide che possono poi essere ampliate e settate ancora meglio. 16 megapixel, abbiamo detto, fotocamera che funziona decisamente bene, possibilità di registrare video anche in qualità ultra HD, vedete, fino a 3840x2160. Andiamo a vedere però un esempio di scatto fotografico effettuato con questo prodotto. Adesso non guardate le foto che non sono niente di che. Qua abbiamo un po' di riflesso sulla fotocamera, comunque foto che comunque è venuta molto molto bene. Possiamo anche fare un discreto zoom senza perdere troppo la qualità. Questa è una delle funzioni particolari della fotocamera di Note 4. Premendo sull'apposito pulsantino vedete che abbiamo la possibilità di scelta di mettere a fuoco questa parte, possiamo invece scegliere di sfocare la prima parte e mettere a fuoco lo sfondo, oppure mettere tutto a fuoco in un sol tocco. Quindi decisamente interessante e funziona molto bene questa particolarità. Altra particolarità è la possibilità di scattare selfie in modo molto molto comodo. Se andiamo ad esempio sulla fotocamera anteriore, possiamo decidere di scattare una foto semplicemente toccando il sensore del battito cardiaco, quindi senza dover fare scomodi passaggi. Teniamo ben saldo in mano il telefono, tocchiamo sul sensore e la foto viene scattata. Possiamo anche fare fotografie con il sorriso, oppure decidere di andare ad applicare degli effetti e quant'altro. Cosa assolutamente interessante è la possibilità di fare dei selfie panoramici. Cosa vuol dire? Vuol dire che prendiamo in mano il nostro telefono, facciamo la prima foto centrale, poi facciamo una foto a destra e una foto a sinistra, e questa viene unita, ad esempio vi faccio vedere un esempio, e viene unita davvero molto molto bene, per cui possiamo essere soddisfatti e far entrare tutti i nostri amici nei nostri scatti. Ecco, ad esempio questa qui è una foto fatta in modo panoramico, altrimenti saremmo stati tagliati fuori metà io e i nostri amici da questa parte, per cui un po' scura magari, però è venuta bene, ben unita, senza troppi problemi. Già che siamo nella galleria, vediamo che è possibile andare a selezionare come filtrare le nostre foto, che vengono filtrate in modo automatico. Non sempre è efficace il metodo di filtraggio integrato, però in genere riesce a comportarsi abbastanza bene. Vediamo un attimo un video questo in qualità Full HD, è il nostro classico video.
vediamo che è molto rapido nel passaggio tra un punto e l'altro del filmato. Sono andato abbastanza rapidamente su questo video, però forse avete notato una qualità davvero assoluta del display. Poi andremo a vedere meglio le immagini. Questo è un DVX e purtroppo l'audio non viene riprodotto, ma qui il codec è difficile da trovare. Anche qua vedete una grande fluidità e un'ottima resa delle immagini. Classica galleria, vediamo la nostra palette colori assolutamente brillanti, e da notare il fatto che la luminosità è impostata su automatico, quindi non siamo sulla luminosità massima. Anche i neri sono assolutamente profondi, ovviamente i pixel sono spenti dove c'è il nero, quindi meglio di così non si può fare. Guardate questa immagine, davvero un'ottima qualità della resa dei colori e soprattutto un'ottima qualità nella resa dei soggetti. Stupendo questo display, credo che sia la parte più bella di questo prodotto, secondo me. A parte il design, che sì, ok, è un pochino più squadrato, ma di fatto è il classico Samsung, il display ha davvero una marcia in più. E devo dire che il processore rimane sempre al passo con le richieste del display e le nostre richieste ovviamente di utilizzo, quindi praticamente non ho mai trovato dei problemi di sorta per quanto riguarda RAM, che da 3 GB è comunque sempre, insomma, non dico che è sempre liberissima, però abbiamo comunque un buon margine di solito per utilizzare le nostre applicazioni. E il processore comunque riesce sempre a gestire tutte le nostre richieste senza problemi. Abbiamo una leggera semplificazione dell'Air Command, quindi possibilità di avere sempre sotto mano le nostre applicazioni migliori per quanto riguarda l'utilizzo del pennino. Abbiamo la possibilità di far comparire il nostro menu laterale per avere più applicazioni sulla stessa schermata, davvero comoda questa funzione, e funziona decisamente molto molto bene. Altre cose, menu impostazioni, anche qui rivisto e differenziato in varie colorazioni, anche se secondo me un po' dispersivo lo è e rimane, perché ci sono davvero tantissime funzioni, davvero tantissimi menu, e a volte trovare le cose che ci possono interessare non è così semplice. Rivisto anche l'applicazione dell'orologio, lettore multimediale. Ecco, qui andiamo a sentire il nostro solito brano. Vi ascoltate, ne ho solo uno ovviamente. Alziamo al massimo. Ecco, perché alzavo e abbassavo il telefono? Beh, perché la cassa è posteriore e avete sentito che questo è un limite, un difetto del prodotto. Non un difetto, perché è una scelta comunque ingegneristica fatta e ponderata da Samsung. Comunque, quando appoggiamo il nostro Note 4 su di una superficie assorbente, abbiamo un abbassamento notevole dell'audio. La qualità è molto buona anche in cuffia con gli auricolari. Proviamo a chiamare il 414, c'è la ricerca rapida in rubrica. Mettiamo in viva voce. Benvenuto nel 414 di Vodafone. Qui può sapere il suo credito e controllare le sue promozioni. Se ha uno smartphone per tenere sotto... Avete sentito che si sente molto bene anche in capsula auricolare. Abbiamo la possibilità di mettere in viva voce, abbiamo la possibilità di alzare ulteriormente l'audio. Parlando invece di browser internet, devo dire che l'esperienza è la classica Samsung, e
Quindi, ok, sì, funziona bene, fluido, quant'altro, però i soliti problemini di ricaricamento delle immagini, insomma, andiamo a vedere. techdifferent.it, il nostro sito, che comunque è abbastanza leggero, si vede solo in versione mobile. Vediamo i tempi di caricamento. Siamo sotto copertura Wi-Fi. Vedete, continua a caricare le immagini, nonostante sia molto molto fluido, vengono caricate poco alla volta, insomma, non è il massimo. Andiamo su Repubblica. Richiediamo la visione desktop. E diamo un'occhiata a com'è la fluidità del prodotto. Vedete? Ricaricamenti abbastanza frequenti delle immagini, nonostante comunque tutto sia fruibile e sia abbastanza rapido. Pinch to zoom funziona bene, pan anche, insomma, davvero comunque buono l'utilizzo di questo prodotto. Forse uno dei punti più penalizzanti è appunto la navigazione web. Andando nel menu vediamo che abbiamo la nuova app Smart Remote, quindi controllo dei dispositivi, quali televisione o comunque climatizzatore e quant'altro, via infrarossi. Lettore multimediale l'abbiamo visto e devo dire che comunque l'interfaccia Samsung è stata ben rivista, ben ottimizzata e viene ben utilizzato da questo prodotto. Una delle cose che più mi hanno colpito, più mi hanno interessato e che si dice verrà migliorata ulteriormente con l'utilizzo di Android Lollipop riguarda la batteria. Batteria che, nonostante sia migliorata davvero di pochissimi milliampere ora rispetto a quella dello scorso anno, nonostante sia stato messo un display assolutamente più qualitativo, assolutamente più difficile da gestire per quanto riguarda il processore, quindi un consumo maggiore, riesce a portarci a sera senza nessun tipo di problema. Riesce addirittura, con utilizzo normale devo dire, farci fare un giorno e mezzo, due giorni con una sola carica. Carica che viene notevolmente accelerata grazie al caricabatterie con supporto fast charging, che riesce a capire se dall'altra parte abbiamo un dispositivo con il supporto fast charging e quindi riesce a mandargli più corrente e aumenta quindi la velocità di ricarica. Ricariche velocissime, ricariche comunque molto rade, dipende dall'utilizzo che fate del prodotto. Che altro dire di questo dispositivo? Attualmente lo si trova attorno alle 550-600 euro online, prezzo ufficiale 749 se non vado errato, ma vale davvero la pena prendere questo prodotto? Beh, se è il primo Note che dovete acquistare, sicuramente ve lo consiglio, davvero ottimo, un display assolutamente bellissimo. Design comunque particolare, sensore del battito cardiaco che non vi ho fatto vedere ma che vediamo subito, viene gestito da S-Health e abbiamo la possibilità, vedete, di contapassi che vengono contati abbastanza bene. Allenamento, frequenza cardiaca, ci viene visto il nostro battito cardiaco. Questa funzione controlla l'ossigenazione del nostro sangue, sempre attraverso il battito cardiaco. Tutta gestione di cibo e il nostro peso, il nostro riposo. Inoltre abbiamo anche la possibilità di andare a gestire i raggi UV. Cosa vuol dire? Vuol dire che puntando il sensore del battito cardiaco, che nasconde anche il sensore per raggi UV, verso la luce del sole, riusciamo a capire quanto dannosa è
questo tipo di illuminazione. Inoltre abbiamo la possibilità di andare a vedere il nostro livello di stress, secondo me è un po' approssimativo perché me lo rileva sempre abbastanza basso, insomma, vabbè, dice lui. E comunque quindi funzioni abbastanza interessanti, ovviamente non utili per tutti, però comunque facili da gestire. Il sensore a volte ha un po' di storie, quindi bisogna riprovare più volte per fargli riprendere il battito cardiaco, però comunque ogni tanto può essere utile dare un'occhiata al nostro livello di battito cardiaco o di stress. Dicevamo prima che abbiamo anche il sensore di impronte digitali, lo andiamo a vedere dalle impostazioni. Allora, qui abbiamo lo schermo, personalizzazione, modalità privata, che non vi ho detto prima, è una modalità in cui possiamo andare a tenere i nostri documenti, le nostre applicazioni, magari quelle aziendali, e viene quindi separata da tutto il resto. E abbiamo le impronte digitali che possono essere memorizzate su questo tasto, e poi possiamo andare a sbloccare e gestire in tutta sicurezza il nostro prodotto. Possiamo anche andare ad integrare PayPal per pagare quindi delle piccole somme con l'impronta digitale, quindi con l'autenticazione dell'impronta digitale. Cosa dire infine del prodotto? Dicevamo prima, bel display, fotocamera davvero interessante. Alcune chicche, quali impronta digitale, battito cardiaco, che ci sono, possono essere utili, ma non per tutti. Software che finalmente funziona in modo decisamente buono, decisamente fluido, e che soprattutto per la prima volta non richiede, almeno da parte mia, l'integrazione e installazione di launcher alternativi. Quindi per la prima volta Samsung ha realizzato un'interfaccia che è poco più affinata rispetto al passato, ma che comunque è gradevole e può essere tranquillamente utilizzata così com'è. Email funziona bene, integrazione di varie applicazioni quali Dropbox, Drive, è tutto ben utilizzato da questo prodotto. C'è anche il supporto all'USB on the go, quindi nessun tipo di problema, anche se attacchiamo una chiavetta magari per espandere momentaneamente la memoria del nostro dispositivo. Abbiamo un archivio che ci permette di navigare completamente all'interno del nostro telefono e anche della chiavetta, e quindi tutto è molto molto comodo da utilizzare. Tantissima potenza, tantissima memoria, buonissimo comparto fotografico e anche grafico, i giochi non lo mettono in difficoltà, quindi un prodotto a 360 gradi che forse ha un prezzo un tantino elevato. Direi che per questa prova può essere tutto, il prodotto è sicuramente promosso da parte nostra, quindi se volete un phablet, questo è il phablet che dovete comprare. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima da TechDifferent. Ciao!